Nel video precedente ci eravamo lasciati al Parco Nazionale dell'Etna. Suggerisco una visita al comune di Castiglione di Sicilia, denominato anche Quastellum. È un borgo medievale, piccolo ma bello, considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Nel 1994 è stato dichiarato comune di notevole importanza storica. Il comune è posto su una collina tra l'Etna e l'Alcantara. Sicuramente un luogo da non perdere, ci si rimane veramente incantati, è il castello di Lauria. È una roccaforte e domina la valle dell'Alcantara. Si iniziano a intravedere le basi su cui sorge il castello. Anche questa volta siamo stati sfortunati per visitare il castello, chiuso, e ci siamo dovuti accontentare di un giro nel centro storico, molto bello. Per il castello ci vuole una prenotazione, altrimenti non c'è niente da fare, peccato. Questa è la valle dell'Alcantara, sulla sinistra l'Etna. Francavilla. E in fondo si vede Motta. Sua Maestà l'Etna. Un altro suggerimento che mi sento di darvi è quello di visitare ai piedi di Castiglione di Sicilia le guarne dell'Alcantara. Mi sarebbe stato utile portare al seguito il drone per vedere dall'alto i 16 laghetti che si sono formati lungo il letto del fiume.
scavati nella roccia lavica di basalto datata a 300.000 anni. Questo è il fiume Alcantara, prima di arrivare alle Gole, attraversa vari comuni. Le gole ovviamente sono composte dello stesso materiale di basalto. Il fiume Alcantara è lungo 53 km e nasce nel Parco Nazionale dei Nebro di a 1400 metri di altezza. Attraversa Catania, Randazzo, attraversa successivamente le gole dell'Alcantara che andremo a vedere subito dopo e poi sfocia in località San Marco nel Mar Ionio vicino ai giardini Naxos. Questo è il percorso dell'Alcantara. Questo invece è il centro delle gole dell'Alcantara, da cui poi si ha la possibilità, anzi sarebbe obbligatorio, scendere giù tramite i mezzi appropriati, ascensori o scale, e riuscire a vedere da vicino le bellezze delle gole e perché no, riuscire a fare anche un bagnetto. Per l'abbigliamento tecnico indossato ci siamo persi questa grande opportunità. Visitato il visitabile, abbiamo fatto rientro nella nostra base al campeggio Mocambo vicino Taormina. Ovviamente abbiamo pranzato e poi a Nanna pronti per il giorno dopo. Se non lo avete mai fatto, vi suggerisco di utilizzare i campeggi sparsi nel nostro territorio nazionale per i vostri tour, per le vostre gite, per i vostri viaggi. Sono dei luoghi straordinari. Ormai tutti forniscono degli ottimi servizi. Ovviamente i campeggi sono economici e si fanno degli incontri straordinari. Moto turisti. Soprattutto provenienti dalla Germania, almeno questa è la mia esperienza. Abbiamo attraversato il lungomare di Naxos, è un comune di 9.000, poco più di 9.000 abitanti e sembra che sia l'antica colonia greca che per prima si insediò in Sicilia nel 734 a.C. Mi sento di dire che Naxos, il suo punto di forza è solo ed esclusivamente questo lungomare e, a mio modesto parere, vive all'ombra del comune più importante di Taormina. Questa è una panoramica da Naxos, zona porto, dove si vede tutta la spiaggia che praticamente si ricollega al comune di Taormina. Molto bello. Questa è via nazionale che ci introduce nel comune di Taormina, via strada nazionale oppure SS 114 che porta dal lungomare fino alla provincia di Messina. Su suggerimento dei locali noi decidiamo di prendere la strada che porta al comune di Castelmola per poter vedere prima Taormina dall'alto. È ovvio e scontato che Taormina è la città turistica 12 mesi all'anno, i turisti si innamorano della sua struttura medievale.
Abbiamo raggiunto il Belvedere a metà strada fra Taormina e Castelmola e ci dà la possibilità appunto di vedere dall'alto, non completamente, non tutta la parte di Taormina. Ho fatto riferimento alla strada statale 114 che percorre tutta la litoranea parallelamente all'autostrada ed è quella che abbiamo evitato di prendere solo per i tempi di percorrenza. Pensate che da Taormina a Messina non è un tragitto molto lungo, il tempo calcola stimato è circa 3 ore e mezzo. Quella che vedete è la cosiddetta Punta Nettuno. Questa invece è l'Isola Bella di cui ne parleremo un po' più avanti. Dove si vede in fondo la croce è la croce Monte Tauro, dove ci fermeremo per fare qualche ripresa fotografica. Sembra che anche quello sia un posto ideale per vedere Taormina dall'alto. Effettivamente dobbiamo dire che il suggerimento dei locali è stato ottimo. Si vede una bellissima Taormina. Pensate che da questo punto, con le condizioni meteo ideali, c'è la possibilità di vedere a distanza addirittura le coste calabresi oppure lo sbuffare dell'Etna. Questo è l'affascinante teatro greco che risale al III secolo a.C., dove tuttora vengono effettuati gli spettacoli internazionali musicali, località tanto cara al grande Pippo. Abbiamo provato a raggiungere il comune di Castelmola, ma le condizioni meteo non ci garantiscono un ritorno asciutto. Quindi decidiamo di attraversare Taormina con la SS 114, questa è la cosiddetta Isola Bella. Sino al 1990 è stata di proprietà privata, poi nel 2005 è diventata interesse comunitario. Con queste immagini vi saluto, alla prossima puntata, ciao ciao!